Open Day al Caos con tanta attività qui oggi. Tantissime attività e quest'anno tante novità anche rispetto agli altri anni, e sempre all'insegna del divertimento, della gioia in primis, perché si può crescere e conoscere se stessi soprattutto senza soffrire, e, ma anche all'insegna della sacralità e della spiritualità, perché queste sono due parole che ultimamente purtroppo nella nostra società sono vissute male, sono vissute poco. La nostra società è sempre più sterile di spiritualità, e invece imparare a vivere la spiritualità all'interno della nostra vita, in ogni gesto che facciamo tutti i giorni, è una cosa molto importante. Noi qui, attraverso questi percorsi che proponiamo e tutte le attività che offriamo, diamo l'opportunità alla gente di fare proprio questo, di conoscersi, consapevolizzare se stessi attraverso anche la gioia e la sacralità in ogni cosa. Quali corsi e quali percorsi si possono seguire che sono attivi e come ci si fa ad iscriversi? Allora, i percorsi sono tantissimi, perché noi siamo molto convinti che ogni persona è sempre diversa, quindi gli può risuonare un percorso differente e può trovare se stessa attraverso le vie più svariate. E quindi col massimo rispetto della libertà di ognuno proponiamo veramente tante cose. Si va dalle attività settimanali che possono essere il Do-In, Self Shiatsu, Yoga, Tai Chi, meditazione, biodanza, oppure percorsi diciamo che possono essere offerti trisettimanali o mensili, come le danze sacre, il cerchio, il tavolistico, ma veramente sono tantissimi percorsi. Tre in particolare sono proprio quelli, diciamo così, trasformativi, che sostengono la trasformazione completa di una persona. Uno è il percorso dei tarocchi, e cioè la conoscenza di se stessi attraverso la conoscenza degli arcani maggiori. L'altro si intitola Il cosmo dentro, è un percorso che tiene una ragazza che ha fatto tutta una strada di astrologia e insegna praticamente a guardarsi dentro, visto che tutto è così dentro come fuori e così fuori come dentro, tutto quello che ci riguarda a livello di influenza di pianeti, stelle, luna e quant'altro, ci permette di tirare fuori delle parti di noi, quindi il nostro cosmo interiore. E l'altro è l'Accademia di Sciamanesimo, che con il mio ex compagno Giovanni Cortese, alias Shraddo, che è stato anche il mio maestro e che purtroppo è mancato a febbraio, abbiamo fatto nascere quasi 2 anni fa, e adesso la porto avanti io in collaborazione con altre persone che stanno insieme a me contribuendo ad arricchire questo cammino. È un cammino di conoscenze ancestrali che passa attraverso queste pratiche rituali che appartenevano a questi popoli molto antichi, e che oggi chiaramente non è pensabile di riproporli come erano vissuti in passato in queste popolazioni. Si parla di uno sciamanesimo transculturale, moderno, adeguato alla quotidianità e che serva per la quotidianità. Tutto questo si può trovare informazione o chiamando me direttamente, oppure contattando la pagina Facebook del Caos, si intitola proprio Associazione Valle Sacra Caos.